Siamo a Parma, all'Assemblea d'Anci, siamo con Salvatore Puglisi, sindaco di Lingua Glossa, provincia di Catania, una piccola realtà come più di 4.000 quelle che sono in Italia, una fotografia della sua realtà. Buongiorno, grazie. Sì, Lingua Glossa è una piccola realtà in provincia di Catania che, come tantissime altre piccole realtà, soffre di quello che è il momento storico in cui viviamo. Questa ripresa post-Covid ci ha messo di fronte a una serie di problematiche che necessariamente dobbiamo risolvere tutti insieme. È chiaro che le criticità provengono ad esempio da una pianta organica molto scarna che negli anni ha visto molti pensionamenti e pochissime assunzioni. Questo chiaramente nel quotidiano di un'attività amministrativa crea parecchie difficoltà. Devo dire che in questa direzione le attività messe in campo dal ministro Brunetta, specialmente quelle di semplificazione, tra queste ad esempio i concorsi online, ci mettono in condizione per il prossimo anno di immaginare di rimpolpare la pianta organica facendo delle procedure finalmente snelle. Quindi la messa a terra di questi piani del PNRR la vede con ottimismo? Assolutamente sì, è la prima volta che c'è il problema inverso, finalmente non ci sono problemi di soldi perché i soldi ci sono, c'è la necessità di essere ben organizzati per spenderli e questo si fa specialmente nei comuni più piccoli se hai un organico collaborativo preparato professionalmente, pronto ad affrontare queste sfide con una progettazione e una programmazione attenta e puntuale. Allora in bocca al lupo e grazie. Grazie a voi.